mi tocca. E... si è ritirato. Bene. Bene, parto dalla domanda. Quella d'allora. Rubo la risposta a Mondo Berselli, e cioè una delle cause fondamentali della crisi, che ha sicuramente tutti gli aspetti che qui sono stati citati, io credo che stia veramente nel tema della ingiusta distribuzione della ricchezza, cioè nel fatto che una iniqua distribuzione della ricchezza non è, come abbiamo forse tutti pensato per molto tempo, un problema etico, un problema morale, un problema, virgolette, di giustizia, ma è anche, per non dire fondamentalmente, un problema di mercato, di economia, perché le risorse distribuite in quel modo vanno a cercarsi delle allocazioni che provocano gli effetti che abbiamo visto. Se poi la finanza ci aggiunge del suo dei meccanismi di moltiplicazione che per restringere il tempo e moltiplicare la quantità per produrre quegli esiti che abbiamo visto, allora il danno è quello che è. Parto da questo assunto per dire che, essendo questa, io credo, una delle ragioni di fondo, una delle risposte non può essere o non sta nella iperregolazione, nel, sta nel fatto che si assuma l'idea che la crescita ha bisogno di essere realizzata e deve essere distribuita in maniera più equa, e il risultato della crescita deve essere distribuito in maniera più equa di quanto non lo è stato storicamente. Detto questo, passo alle buone notizie. La prima buona notizia che mi sento di darvi è che Legacoop, Confcooperative e AGC hanno deciso e formalmente comunicato ufficialmente ieri che si dà vita ad una forma stabile di rappresentanza comune delle imprese cooperative in un'organizzazione che si chiama Alleanza delle Cooperative Italiane, che nel mese di gennaio verrà formalmente presentata e che ha come finalità quella di superare gli elementi di frammentazione che abbiamo vissuto in tutti questi anni, a fronte del fatto che le ragioni per le quali l'impresa cooperativa si è rappresentata con quelle modalità sono largamente e da tempo superate, e quindi oggi la scommessa per noi è questa. Io credo che questo passaggio sia un passaggio assolutamente importante, perché si collega ad un'altra grande questione, ne parlava il professor Pombeni, che è il tema delle appartenenze, che è il tema dei campi, che è il tema dell'identità. L'impresa cooperativa, la idea cooperativa, nella storia del nostro paese, ma non solo, ma soprattutto nella storia del nostro paese, è stata caricata di una funzione che non le era propria, quella di dimostrare delle cose che non competeva alla cooperazione dimostrare. Cioè, la cooperazione storicamente è stata caricata della necessità di dimostrare che si poteva fare senza il capitalismo, che si poteva pensare all'economia solidale, che c'erano dei modelli di mondo e di società diversi. Oggi questa è una fase, per fortuna, superata. Oggi la cooperazione può esprimersi nella società per ciò che è in grado di fare. Guardate che, se facciamo un passo indietro, intanto dovrei una correzione all'ottimo Sapelli sul tema della enciclica. La nozione di valore della pluralità delle forme di impresa non è stata scritta per la prima volta dal Sommo Pontefice Santo Padre, ma dal Congresso Nazionale della Lega delle Cooperative, e sta in quello passato, in quello di prima. E noi l'abbiamo detto allora, e l'abbiamo detto allora nella convinzione che effettivamente questo fosse il terreno nuovo nostro di competizione. Se vi perderete 30 secondi di tempo a leggere le due paginette che stanno in apertura a questo libro, ci sta il secondo pezzo di quel ragionamento, la conseguenza.
se noi siamo profondamente convinti, come siamo, che è superata quella fase storica per cui la cooperazione doveva dimostrare delle cose che oggi non è necessario dimostrare, e se siamo convinti della bontà del fatto che il pluralismo delle forme di impresa è un elemento che conduce anche a un miglioramento del mercato, eccetera, eccetera, delle cose che ne conseguono, c'è un altro pezzo del ragionamento che va fatto. Io lo faccio in maniera piuttosto secca qui, ma sta dentro la discussione che stiamo facendo verso il congresso. Io l'ho scritta così: adesso basta con le terze vie. Fine. Noi non siamo più terzi di niente, non siamo mai stati terzi di niente, non siamo terzi di niente. Fine della storia, siamo a mezzo tra il mercato e lo Stato, fra questo e quello, quello e quell'altro. Fine della storia concettualmente cretina del fatto che la cooperazione esiste come correttore dei fallimenti del mercato e correttore dei fallimenti dell'impresa non cooperativa. È una cazzata totale. Vi faccio un ragionamento semplice e vi faccio la domanda che mi faccio io. Scusate, se l'impresa cooperativa viene chiamata ad intervenire quando c'è un fallimento del mercato e quando c'è un fallimento dell'impresa capitalistica, vuol dire che è forte fuori di misura, perché se no a noi ci toccano solo le sfighe, e che sarà pure un gran mestiere. Ma se noi siamo capaci di rimediare ai guasti del mercato e ai fallimenti dell'impresa di capitali, me la spiegate la ragione per la quale noi non dobbiamo essere normali? Cioè, perché noi le imprese le dobbiamo prendere dopo che il capitalista è fallito? E se le facciamo noi subito? E perché dobbiamo prendere su un pezzo di Stato dopo che lo Stato ha fallito? E se il servizio ai cittadini lo organizziamo subito? E se cominciamo a ragionare con i cittadini del fatto che loro non sono cittadini in quanto vanno a votare una volta ogni 5 anni, ma sono dei signori che hanno titolo a decidere e a gestirsi i loro servizi, i bisogni alle loro domande, quindi una responsabilità che è anche di tipo democratico, partecipativo, di cittadinanza attiva, chiamatelo come vi pare, di assunzione diretta di una responsabilità. E la società, se si vuole infrastrutturare per gestire questo tipo di fase, ha bisogno di una forma, e la forma cooperativa è la forma che infrastruttura la società quando questa decide di prendere nelle proprie mani la risposta ai suoi bisogni. Se la mettiamo così, quello che io dico anche qui bruscamente, che però ho scritto lì e quindi non potrò smentire, è che noi dobbiamo prendere il rischio di diventare maggioranza. Cioè dobbiamo accettare l'idea che noi non siamo, virgolette, alternativi, ma siamo concorrenziali, siamo una forma societaria che ha delle regole, che ha un sistema valoriale, che ha una storia, che si mette in competizione con tutte le altre forme, e se è più brava vince, e se vince diventi il 51% dell'economia italiana, perché se no noi torniamo a prima, noi torniamo al siamo il pronto soccorso delle sfighe, delle imprese capitalistiche e del mercato, e se sei il pronto soccorso al massimo puoi prenderne, anzi meno ne fai meglio è, perché vuol dire che ci sono meno sfighe. Allora, siccome questa cosa qui non funziona così, e noi non possiamo essere la marginalità, non possiamo essere l'eccezione, noi dobbiamo provare ad essere una delle regole, dobbiamo provare a rappresentare questo tipo di risposta. Io credo che questo sia la scommessa dell'oggi, il nostro contributo a quella domanda. La cooperazione può essere, la mia risposta è sì, se ci si mette in questa maniera, se non pensa di essere quella che costruisce un altro mondo, ma se è quella che invece pensa di stare dentro questa società, innervarla con il suo sistema valoriale, con quelle logiche di etica, di responsabilità, di morale che stanno dentro molte delle discussioni che abbiamo fatto. Io credo che questo sia il tema che abbiamo di fronte, che sta dentro questo congresso, perché è da questo punto di vista che noi possiamo affrontare la fase nuova che la società ha di fronte. Una battuta finale sul come ci si esce da questa crisi. Guardate, io credo che dobbiamo guardare a tutte e due le facce del problema. Qui c'è un dato macro,
la dimensione globale, eccetera, eccetera. Di questa non parlo, credo che molte considerazioni che sono state fatte qui abbiano una loro fondata ragionevolezza. Io vedo un altro aspetto del problema. Sarà perché in questi anni ho incontrato un sacco di gente che di fronte a questa situazione sostanzialmente, in buona sostanza, come posso dire, aspetta che passi, adesso la dico così, pensa che si possa aspettare che passi. Ma anche tra i cooperatori, quanti ne ho incontrati che mi hanno allargato le braccia, mi hanno detto: Poletti, ma capo, sta roba qui viene di là dal mare, è talmente grande, è colpa della finanza, e io che ci posso fare con la mia cooperativa sociale, con la mia cooperativa di facchini, di muratori, e te mi vieni a dire che, attenzione, noi dobbiamo immaginare che la capacità di reagire, anzi dobbiamo lavorare perché ognuno agisca la sua capacità di reagire, faccia ciò che può fare. E guardate, c'è un tema nel micro, c'è un tema nel micro, perché se noi parliamo solo della grande industria, la grande impresa, la finanza, la moneta, gli americani, i cinesi, i brasiliani, l'esito concreto è che se tu sei l'artigiano o sei il cooperatore o sei la piccola cooperativa, ti trovi smarrito e dici: io che ci posso fare? Speriamo che qualcuno ci pensi. Ma siccome non è solo quello, noi abbiamo bisogno di dare una responsabilità anche nel micro. E guardate che dentro il micro c'è tanta economia. Io uso sempre un esempio. Quelli che hanno fatto le cooperative di consumo, che adesso sono grandi, quando le hanno fatte non erano quelli che avevano i soldi per andare a fare la spesa, erano quelli che non avevano i soldi per andare a fare la spesa. La storia della cooperazione italiana è storia di bisogni che non erano domanda e sono stati estratti, organizzati, sono diventati da bisogni domanda, e a quella domanda siamo stati capaci di costruire una risposta. Quel compito lì è ancora un compito attuale, c'è ancora tanta economia dentro la società che però oggi non è solvibile, oggi non è in grado di organizzarsi e di diventare una domanda strutturata. Bisogna avere la pazienza, la voglia, la cultura di continuare a scavare su questa roba qui. Perché se facciamo così, allora diamo un compito anche al micro, diamo un compito anche al locale, diamo un compito anche agli individui, perché altrimenti li mettiamo tutti sulla sponda del speriamo che ci pensi Obama, e invece noi dobbiamo convincerli che non sarà Obama che li porta dall'altra parte. Ognuno deve fare il suo pezzo di lavoro per andare dall'altra parte. La cooperazione può essere capace di rispondere al macro e al micro, può essere in grado di fare il ragionamento sulla grande dimensione, l'internazionalizzazione, la parte della finanza, eccetera eccetera, ma è anche in grado di infrastrutturare quel micro bisogno locale. Guardate, una banalità, noi abbiamo lanciato questa cosa, cosa dire, limitata, delle cooperative del sapere, delle cooperative tra professionisti. Beh, stanno nascendo, ci sono una serie di situazioni dove persone che hanno tanti mestieri, che sono architetti, ingegneri, geologi, che sono stati anche cacciati fuori dalle imprese dentro la crisi, e trovano nella dimensione cooperativa un altro stimolo per pensare il loro mestiere dentro un nuovo prodotto, un'altra offerta rispetto ad esempio alle piccole e alle medie imprese. E dice: ma tu Poletti te la cavi perché ne hai viste nascere tre. Guardate che le cooperative sociali nel 1970 non ce n'era neanche una. Nel 75 ce n'erano 10 o 20, nell'80 ce n'erano 2 o 300, poi hanno fatto una legge e ne abbiamo messi insieme 2 o 3 mila e ci lavorano 300.000 persone. E non è che ci abbiamo messo 500 anni, ne sono passati 20 degli anni, non 500. E quindi noi dobbiamo pensare che quando lavoriamo su queste robe qua, dobbiamo sapere che su queste robe si può costruire, si deve costruire. Allora, quando noi oggi ragioniamo di cooperative, di comunità, parliamo di queste cose, cioè parliamo anche di quel micro che nel tempo ricostruisce un senso dell'essere cooperativo, ha una sua idea per il futuro, è un modo di parlare anche agli individui, perché altrimenti nella dimensione macro rischiamo di non trovare più l'aggancio, perché l'ideologia ci dava quell'aggancio. Cioè, quando tu facevi quelle cose là, allora cambiavi il mondo, questa era l'idea, perché tu eri del campo A o del campo B e stavi rappresentando un'ideologia. Oggi quell'ideologia non ce l'hai più in soccorso, e quindi non gli puoi dire facciamo un altro mondo. E allora, se non gli puoi dire facciamo un altro mondo, gli devi dire: beh, facciamo
un'altra condizione nella tua comunità, nella tua relazione, nel tuo essere. E io credo che da questo punto di vista noi abbiamo un grande bisogno, questo sì, e io spartirei 50 e 50 la responsabilità. Abbiamo bisogno dell'accademia, abbiamo bisogno del pensiero, abbiamo bisogno della cultura. Gli economisti non sono stati bravi economisti, perché dei grandi autori classici ne hanno letto solo dei pezzi, oppure li hanno letti tutti e ne hanno scelti alcune parti, perché molti di questi pensatori ci avevano insieme, certo, l'uomo economico, ma c'avevano anche l'etica, avevano anche la morale, avevano anche il pensiero comune, l'interesse collettivo. Però in molti casi questa parte è scomparsa, perché in una certa fase questa roba qui non serviva, ma adesso la dico così. Però guardando il futuro, io penso che abbiamo veramente bisogno di questo, come abbiamo bisogno di fare un lavoro profondamente fortissimo di formazione dentro il mondo cooperativo, a partire dall'idea che è vero, anche se qui la faccenda è molto delicata e complicata, è vero che non dobbiamo copiare gli altri, ma non possiamo fare senza gli altri. La nostra storia è una storia di cooperative morte, perché siccome avevamo una missione sociale, la dimensione imprenditoriale non aveva una grande importanza, e molto spesso la ragione sociale è diventata un comodo alibi per non fare bene la propria parte imprenditoriale. Noi non vogliamo tornare lì, noi non vogliamo tornare ad una situazione nella quale la giusta, decisiva, fondamentale natura cooperativa ci diventi un comodo alibi per quando imprenditorialmente non siamo capaci di far bene il nostro mestiere, perché questa è una tentazione che nel mondo cooperativo c'è e non va negata, non è un bene, è un male, ma c'è. E quando le cose non vanno bene in una cooperativa, non raramente trovi uno che ti spiega che la ragione perché la cooperativa non va bene è perché la sua natura, tra virgolette, sociale, quando 9 volte su 10 non va bene perché chi deve fare il suo mestiere non lo fa bene. Allora noi dobbiamo evitare di infilarci dentro questa faccenda, dobbiamo essere capaci di avere il nostro pensiero autonomo, sono assolutamente d'accordo, perché non è che copiando e portandoci in casa i modelli altrui in maniera critica andiamo molto lontano, dobbiamo essere capaci di usarli criticamente, di usarli se sono utili dal punto di vista dei nostri obiettivi, non vendendo il nostro sistema valoriale, non svendendo la nostra natura, ma essendo capaci dal punto di vista della forza della nostra idea di poterli usare. Io credo che se la ragioniamo così, allora davvero la cooperazione può essere un altro, come posso dire, una parte della risposta. Noi non siamo integralisti da questo punto di vista, ci accontentiamo di essere un pezzetto della risposta che bisogna dare alla crisi che stiamo vivendo.